Buonasera, buonasera a tutti, oddio il microfono è altissimo e grazie Benedetta per aver introdotto in maniera più che esaustiva quello che sono i dialoghi del crepuscolo, un progetto a cui, lo dico spesso, sono assolutamente legato e che ho creato quest'estate, adesso porto in ambito accademico. È bello collaborare con te che prima che componente di UCB nel direttivo sei anche mia amica, ed è bello collaborare anche con Antonio, una scoperta piacevole da poco, lui che ha fondato Resetica, insomma, che è particolarmente impegnato su un ciclo di conferenze che devo dire stimolanti, una più interessante delle altre. Ok, insomma, il tema di stasera è un tema, come ha detto Benedetti in apertura, deliberatamente provocatorio. Io sono così, è il mio modo di pormi di fronte alle cose, di fronte al mondo, e oggi voglio essere scorretto di fronte alla politica, insomma, ragionare nell'ottica, visto che in questi giorni si parla di pesci, nell'ottica del salmone, quello che risale la corrente, va contro corrente. Ecco, inizio il mio intervento citandovi una studiosa, intellettuale, politica estremamente ostracizzata dal dibattito politicamente corretto odierno, Rosa Luxemburg, rivoluzionaria polacca, naturalizzata tedesca, assassinata dopo la rivoluzione. Rosa Luxemburg una volta disse: sapete che cos'è rivoluzionario? Beh, rivoluzionario è chiamare le cose con il proprio nome. Ecco che oggi, se vogliamo parlare di politica, occorre partire da un'analisi etimologica. Io nei miei scritti, quando parlo, sono sempre solito partire dall'etimo, e quindi ho indagato sulla etimologia della politica, insomma, che è facilmente rinvenibile da tutti. Insomma, politica deriva dal termine greco politiche, significa ciò che attiene la città, e sottointeso c'è il termine techne, arte, quindi stanti all'etimo la politica è l'arte di governare. La città, secondo i greci, è il luogo dei molti, ma anche il luogo che di questi molti fa una comunità. Non stupisce allora che la parola, sempre stanti all'etimo, politikos, politico, e polis, città, condividano la medesima radice, pol, della parola che in greco significa i molti. Aristotele una volta ha detto: chi riesce a vivere da solo o è bestia o uomo? Insomma, non siamo né bestia né uomo, quindi nell'uomo c'è come congenita la necessità di vivere in maniera associata. Ecco, non si dà l'uomo se non in una collettività. Ecco che quindi la politica è un concetto relazionale. Ecco la definizione di Aristotele che ha senso quando dice l'uomo è un animale politico, perché c'è questo concetto relazionale insito. Se vogliamo dare una definizione postmoderna di politica, ho preso in prestito una definizione che dà Carlo Galli nell'Enciclopedia del Pensiero Filosofico, il quale parla della politica come coesistenza umana e dei relativi conflitti dal punto di vista delle relazioni del potere. Politica come campo dei soggetti che lottano per il potere, quando lo ottengono lo esercitano in modo tale da stabilire un'organizzazione della vita pubblica che risponda agli interessi più forti che, quando vengono disattesi, possono portare a degradazioni, dissoluzioni della comunità, disgregazioni varie. Si vede l'ultimo caso di Hong Kong. Insomma, potremmo andare avanti, l'assetto geopolitico attuale è tutto fuorché tranquillo. Ecco, però la politica non è soltanto potere allo stato bruto, non è soltanto polemos, come direbbero i greci, non è soltanto immediatezza. Perché ci sia politica è necessaria anche la mediazione, cioè un sistema di pensiero che la pensi e delle istituzioni che la pongano in ordine. Ecco, questo è un panache generale sul concetto di politica, partendo dall'etimo. Ecco, mi ero sbrigato nel condurre un'analisi diacronica sulla politica, come si è disvelata la politica lungo l'arco dei secoli, ma la saltiamo a pie pari questa parte, perché insomma non è la sede opportuna e non abbiamo tempo, non voglio rubare assolutamente tempo al dialogo. Allora, però, se dovessimo essere ossequiosi ad un'analisi diacronica della politica, potremmo senz'altro dire che il fil rouge, il filo rosso,
che percorre in maniera sotterranea l'evoluzione diacronica della politica e dunque storica, è quello che lega la politica a potere. Questo non ci si può fare niente. Pur guardando storicamente la politica, le percezioni della politica come sono mutate nel corso dei secoli, non possiamo disconoscere il fatto che la politica per antonomasia è conflitto e potere. Su questo non ci sono equivoci. E qua vi porto una teoria di un altro grande signore, anche questo abbastanza ostracizzato si sta riscoprendo ultimamente, Carl Schmitt. Schmitt, in un bellissimo opuscoletto noto come Dialogo sul potere, parla di questo potere, di come si mostra il potere, è il potere politico, insomma. E Carl Schmitt parla di una dialettica immanente interna di potere, no? Potere tra potenza e impotenza. Come funziona? Sono veramente breve. Allora, il potere che esercita un uomo sugli altri uomini deriva dagli uomini stessi. Oggi la lettura moderna è dire homo, homini, homo, l'uomo per l'uomo un altro uomo. Quindi, se il potere non deriva né dalla natura, non possiamo parlare di homo, homini, lupus, come fece Hobbes, in realtà Plauto, non possiamo parlare né di potere che deriva da Dio, homo, homini, deus, stanti alla vulgata Nietzscheana, Gott ist tot, Dio morto. Quindi il potere che è esercitato dagli uomini è una cosa umana. Ecco perché noi umani, e il potere è una dimensione oggettiva autonoma rispetto a chi di volta in volta lo esercita. E il nocciolo duro della questione è appunto questa dialettica. E come funziona? Chi è chiamato a riferire a un potente o gli fornisce informazioni direttamente è egli stesso parte del potere. Non importa assolutamente se si tratta di un ministro responsabile di una controfirma oppure di un qualche sconosciuto che è riuscito a cattivarsi le attenzioni del potente. E quindi vediamo che ogni volta che si forma una camera del potere diretto, contestualmente si forma un'antichambre, una cambarilla, una anticamera del potere indiretto. Abbiamo come una cerchia brumosa di flussi indiretti del potere. E qual è il problema di questa dialettica? Che più il potere si concentra in capo ad un individuo, più si restringe, allora l'anticamera si allarga e più si infittisce la lotta di quelli che occupano l'anticamera. Nell'anticamera si radunano gli indiretti, possono essere una popolazione tanto variopinta quanto eterogenea, insomma un indiretto è Colbert, un indiretto è Richelieu, un indiretto è Messalina, non so, la consorte di Claudio, ma così potrei continuare all'infinito. E qual è il problema? Che in questa anticamera, insomma, a volte ci sono uomini saggi, dotati di grande sagacia, a volte ci sono anche impostori, parvenu, insomma, gli ultimi arrivati. E il problema di questa anticamera è appunto quando si inasprisce la lotta, ossia quando il potere tende ad assolutizzarsi. E quindi mi chiedereste, che cos'è meglio, il potere indiretto o il potere diretto? Non so darvi una risposta, sinceramente, perché dipende dal modo in cui è posta la questione. Insomma, che cosa sia meglio? È uno stadio inevitabile di questa dialettica. Ma se il potere si assolutizza troppo, se finisce in capo ad una persona, poi il corridoio, l'accesso al vertice, pone questa questione che sradica come il potere dal terreno, lo pone in una sorta di stratosfera e il potente non ha più contatti con la plebe, col popolo, col nazional popolare, se lo vogliamo chiamare in termini gramsciani. Ecco. Quindi, essendo sradicato, l'anticamera può fare quello che vuole. I poteri indiretti possono fare quello che desiderano. E insomma, mi chiederete perché vi ho illustrato in maniera abbastanza esaustiva questa teoria della dialettica di Schmitt. Perché la domanda è questa, e qui c'è la prima stoccata, il primo essere scorretto. Ma qual è l'anticamera moderna? Siamo sicuri che chi ci sta governando sono loro? O c'è dell'altro, insomma, c'è qualcuno che regola i flussi in maniera indiretta. Questo non è complottismo, lungi da me. Però è da chiedersi oggi che tipo di anticamera, che tipo di potere indiretto esercitato sui parlamentari odierni, se vogliamo stare al caso italiano. Ecco, Gramsci parlava di connessione sentimentale fra nazional popolare e i governati. Dei governanti, insomma. E oggi forse manca questo, il collante che leghi il popolo a quello che poi effettivamente sono quelli che ci governano.
Ecco, se volessimo tracciare, e qui mi avvio al secondo punto scorretto, se volessimo tracciare la genealogia del politico ideale, il politico che tutti vorremmo, anche qui si svela un paradosso. E qua invece cito Croce. Benedetto Croce, in un brano tratto da Etica e Politica, una volta ha scritto: sapete chi è il politico onesto? Il politico onesto è il politico capace. Il politico onesto è il politico capace. Oggi, quando si apre la tornata elettorale, tutto quello che desideriamo dal candidato politico è che sia un uomo retto, un uomo integerrimo, un uomo onesto. E poco importa se abbia poi attitudini di tutt'altra natura e sia buono a nulla a livello politico. E Croce scrive: ma non è strano che quando qualcuno ha un malanno cerca di procurarsi medici, chirurgici, e che siano uomini onesti o meno, poco importa. Poco importa, no? L'importante è che siano dotati di occhio clinico, che sappiano operare in maniera corretta. Sulla onestà o la disonestà etica a nessuno interessa. Invece sulle cose della politica tutti vogliamo l'uomo onesto. Ma allora si può parlare di onestà politica, vi domando io? Se sì, io sto dalla parte di Croce. Dico che il politico onesto è il politico capace. Insomma, oggi parlare di governo degli onesti è utopia per imbecilli, perché a valle, a monte, scusate, è fallace il ragionamento. Insomma, potremmo muovere a Croce diverse obiezioni, ma scusate. Un uomo politico non deve essere un uomo di tutto rispetto, incensurabile anche sotto altre sfere? E questa però è un'obiezione volgare, nel senso di volgo, popolana, perché è evidente che le pecche che un politico può avere in altre sfere lo renderanno improprio in quelle sfere. Là lo andremo a biasimare come cattivo padre, cattivo politico, cattivo padre, non so, dissolutore, adultero. Là sfereremo i nostri colpi, però è capace politicamente. Seconda obiezione che possiamo muovere, ma a questo punto io vorrei che fosse onesto anche nella sua vita privata, quindi che fosse onesto integralmente. Perché? Perché ho paura che poi la sua disonestà privata vada a corrompere la sua azione politica. Però anche qui si può rispondere in modo apodittico a questa obiezione, perché colui che è dotato di capacità e genio politico non si lascerà corrompere nella sfera politica, perché è il suo sogno, perché è il suo amore, perché è la sua filosofia di vita. Si lascerà corrompere su tutto, ma men che meno nella sfera politica. E anche qui, terza ed ultima obiezione che si può sollevare a Croce è: va bene, ma ho paura che nonostante il suo genio, nonostante l'amore per questa politica che nutre questa persona, poi finisca lo stesso per tradire il proprio partito, per fare il voltafaccia alla propria patria. E allora, come si risponde a questa obiezione? Semplicemente il discorso è chiuso, perché se fa cattiva politica, allora torniamo nel caso iniziale. Allora è disonesto. Ecco come si lega, no? Sei onesto se sei capace. Tutto qui. Ok, e le ultime due cose chiudo. A mio avviso oggi la degradazione in cui è caduta la politica, che è evidente, è dovuta anche alla società inautentica nella quale viviamo. È Martin Heidegger a parlarci della inautenticità della società e lo fa con un trittico meraviglioso che davvero sa descrivere in maniera analitica l'odierna società dello spettacolo, della manipolazione mediatica, della degradazione del linguaggio. Il trittico è questo: chiacchiera, curiosità, equivoco. Cosa dice Martin Heidegger? Che oggi il linguaggio è ridotto a esistenza anonima, a chiacchiera inconsistente. È un'esistenza priva, vuota, che cerca voracemente di riempirsi. E come lo fa? Lo fa aprendosi verso il nuovo. Il nuovo che cos'è? La curiosità. Altro aspetto caratterizzante. Ma la curiosità non è la curiositas, non è quel volere della conoscenza genuino. È la curiosità morbosa per il superficiale, per l'apparenza sensibile, non per l'essere, e non per l'essere. E di qui nasce l'equivoco, perché se tutti parliamo di tutto in maniera morbosa, senza scendere al fondo delle cose, poi ci confondiamo, nasce l'equivoco. Io, chi mi conosce forse sa, Benedetta, l'ho definito più volte la società in cui vivo e viviamo la triste époque. Perché effettivamente è l'epoca delle passioni tristi, del vitalismo del fine settimana, insomma, è l'epoca del sì riflessivo, del sì passivo. Si dice, si narra, si fa, dicono, si forse. Cioè, capite? Non è un sì proattivo, non è un sì del cambiamento, è il sì dell'accettazione.
dove il linguaggio cede il passo a quella che è la chiacchiera, la conoscenza è sostituita da non so che di curiosità, che non ci vedo nulla. Ecco, chiudo davvero, scusate, con una ultima provocazione, forse la più grande, per difendermi cito Plutarco. Plutarco una volta scriveva di uno schiavo, mentre veniva battuto con un bastone dal padrone, dice: batti, però ascolta, nel senso, criticatemi pure, però ascoltate quello che voglio dirvi. Ecco, l'ultima provocazione che vi lancio è sulla coppia dicotomica destra-sinistra. Per me destra e sinistra non esistono più. Sono categorie esaurite che non sono più in grado di leggere le strutture del reale e debbono essere abbandonate il prima possibile. Io questa è una battaglia che conduco ormai da un anno, soprattutto con me stesso, adesso mi allargo anche a voi. Perché? Anzitutto perché è una dicotomia storica. Non esisteva nel mondo medievale, non esisteva nel mondo greco, nel mondo antico, nel mondo romano. Oggi la dicotomia destra-sinistra rimane come una dicotomia culturale, cioè è ovvio che ci siano dei sedimenti antropologici culturali di 150 anni, questo è chiaro, ma questo non vale il fatto che non debba essere abbandonata. E non sono un negazionista anche qui, non sono un negazionista, non sono un complottista, cioè è realmente esistita la dicotomia destra-sinistra, ma non è più valida, insomma. Noi, simili al navigatore che si addentra in un oceano nuovo, con delle mappe antiche non sappiamo dove andare. Dobbiamo ricategorizzare il reale, utilizzare delle nuove categorie per fare una navigazione appropriata, ecco. E oggi è una dicotomia questa che rimane in vita come una protesi di manipolazione identitaria, no? Finché ci saranno i ragazzi dei centri sociali che si bastonano con quelli di Casa Pound, tutto perfetto, spettacolo bellissimo, perché, non so, banchieri, finanza, non lo so, ve lo dico, chiedo, è questa l'anticamera, banchieri e finanza, non lo so, banchieri e finanza si sfregano le mani, no? Mentre loro orientano il fuoco prospettico da un'altra parte e dicono: è questo quello che ci interessa, lo scontro fra centri sociali e Casa Pound, ma guardateli. E invece i problemi sono altri, È uno spettacolo violento. Bobbio invece difende questa coppia dicotomica dicendo: no, ma questa categoria è valida perché si basa sul concetto dell'eguaglianza. Sinistra uguale eguaglianza, destra uguale disuguaglianza. Tutto ok, professor Bobbio. Però, insomma, questo è un ragionamento corretto se ci fosse uno scenario che adesso non c'è più. Che scenario adesso non c'è più? Qua cito Preve, e potete essere d'accordo o no con questa tesi, ancora devo trovarmi anch'io. Preve è stato anche lui un grandissimo filosofo, fortemente demonizzato, anche lui dal politicamente corretto, e spero che la storia gli tributi i giusti onori che merita. E Preve dice che la dicotomia non ha più un senso perché lo scenario che manca è la sovranità monetaria degli stati. Insomma, e allora, se stiamo alla tesi di Preve, ma ci sono altre mille ragioni per sostenere, ma insomma questo non è più tempo, l'esaurimento di queste due categorie, allora questa dicotomia è non senso sui trampoli, potremmo dire, perché sono venute meno le basi logiche, culturali, politiche, e così posso andare via. Ultima cosa, destra e sinistra, attenzione, non sono categorie filosofiche. Categorie filosofiche sono applicabili in qualsivoglia tempo, financo prima della loro nascita formale, quindi diciamo che Crasso era di destra e Spartaco era di sinistra, ma sono categorie storico-politiche, in quanto tali sono nate sotto la spinta della rivoluzione francese del 1789 e sono morte sotto quella che è l'implosione dissolutiva dell'URSS, quando crolla il muro. Ecco, quindi oggi occorre essere al di là di destra e sinistra. Alain de Benoist fu il primo a parlare di valori di destra e idee di sinistra. Non so se questa sia la formula da utilizzare, mi limito a sottolineare che insomma le idee sono più importanti dei valori, perché le idee possono essere oggettivamente dimostrabili, mentre i valori sono autoproclamazioni soggettive e mancano di dimostrabilità scientifica. Quindi bisogna uscire da questo paradigma, essere osceni nel senso oschenè dal greco, fuori scena, fuori dal coro, battere strade che nessuno batte, e il modo per farlo è pensare con la propria testa,
Insomma, io farei una grossa risata in faccia a chi mi dice che devo pensare con degli schemi cognitivi preconfezionati. Io penso con la mia testa e questo dovete fare anche voi. Quindi io oggi non so cosa invito, forse invito a un atto di insubordinazione culturale, ma davvero a un atto di ribellione. Ecco, e pensare significa già fare politica, e qui si chiude il cerchio. Pensare alla realtà, diffondere pensieri sulla realtà è già fare politica. Spinoza parlava di libertas philosophandi, la possibilità di dire ciò che penso e pensare ciò che dico. Ecco, ritagliarsi uno spazio autonomo dove possiamo criticare un governo X per una tal manovra e un governo Y per la stessa manovra perché è intrinsecamente scorretta, appunto, non perché è una casacca di partito. Ecco, l'essenziale è rimanere fedeli al proprio scopo, lo dico sempre con Hegel, e la grandezza di un uomo davvero si misura in base all'oggetto di ricerca e alla costanza con cui un uomo rimane in questa ricerca. E ho chiuso. Grazie per il gentile ascolto, davvero. Thank you.